questo defibrillatore a questa scuola. La scuola saranno i nostri cuori, anche la scuola, perché noi siamo vicini a questi bambini, vogliamo essere vicini come la primavera e come il cuore che è caldo. Il cuore caldo significa vita, quando il cuore diventa freddo, ahimè, c'è la morte. Noi quindi stiamo vicini e sentiamo il calore di questi bambini che vogliono amare la natura e vogliono essere il futuro della nostra società. Grazie a tutti voi. Bellissimo, avete visto con quanta gioia questi ragazzi hanno danzato quando abbiamo cominciato con la tarantella, proprio con Cecilia, ti ricordo quando abbiamo cominciato, io giravo per le classi, dicevo ragazzi facciamo la tarantella, no, mentre invece facevano tutti gli altri balli, latinoamericano, tutto. Allora io ho insistito talmente per dire che dovevano riscoprire le loro origini, le loro tradizioni, la loro... Alcuni non sono d'accordo, ma ci vuole, perché io sono orgogliosa di andare a scuola e di essere italiana. Dostoevskij diceva che la bellezza salverà il mondo, io dico modestamente che sono questi ragazzi che ci salveranno il mondo attraverso la loro cultura, attraverso il loro amore per la vita. E vi dico una cosa, sorridete ragazzi, un giorno senza sorriso è un giorno perso nella vita. Grazie di essere venuti. Professori, io qui ringrazio a Tina Manze che ha coordinato il tutto Rosa Maiorino Balducci che mi seguono da te. Strumento per la vita, fatene tesoro. Al progetto di cuore di Ciocciò e noi insieme ai nostri siamo stati accompagnati sia dall'insegnante di arte che quelle di scienze. Abbiamo prima studiato un programma che riguardava il cuore dal punto di vista anatomico e anche lo sport che è importante per il nostro corpo e una sana alimentazione. Questo percorso di studi è stato approfondito dal professore Santomauro che è stato a nostra disposizione e ci ha spiegato come comportarsi di fronte ad un arresto cardiaco. A sopportarmi entra nella Cipria e Luigi, a cui ringraziamo sempre per l'ospitalità di questo bel villaggio. Grazie tante ragazzi. Girate una foto per il ricordo di questa giornata particolare. L'abbiamo inventata noi. La frutta ci fa bene, due limoni e un'arancia mi fanno bene alla pancia. Io vi dico, sai che cosa? Che nella frutta c'è qualcosa. Non fanno bene i vostri cuoricini, merendine e altre cose, meglio frutta in quantità. Ma bambini, lo sapete, molto sani mi sembrate. La frutta ci fa crescere, non mangiare tante caramelline e neanche le patatine. Mangia solo tanta frutta, ma non proprio quella brutta. Troppi dolci, mai devi mangiare, perché poi meglio fanno il bello. In estate, mangia le bosche, soprattutto meglio bene fresche. Non si sa neanche avvicinata, perché non è... Questo consiglia è lavorare di seggio, se possibile anche a capeggio. Se ti trovi sulle rovine, mangia.
patatine, mangia il pesce. Mangia sempre uno. Questa tira che c'è e Penelope. Poi fatti già mangiato? No, non ha solo una mozzarella ancora. Avete fame? Cioè, c'è la vita. Ogni mattina mangia la vita perché la torta è molto brutta. Fai sempre tante scale che al cuore non fanno più. Passeggiare è molto bello. Leggiate, era bella! Agli anni non ho. La nostra manifestazione è la 27esima festa della primavera, il cuore come tema principale, chiamiamo la nostra serenetta per un omaggio alla zona di Sorrento e Sant'Anna per i suoi, la maestra Cristina per i suoi impegni con tutti questi bei bambini. Allora facciamo di rimanere qui così. Azienda a firma del professore Santo Mauro, della fondazione e della sottoscritta a scuola di cuore Cocciocciò, 27esima per premio all'impegno per un cuore sano, perché il latte è l'elemento fondamentale nella dieta mediterranea. Nella dieta mediterranea. E tra i primi alimenti più sicuri e sani che vengono consegnati. E lei che cosa dice, Antonino Morvillo, che dirige l'associazione Uomini della nostra famiglia? Che devo dire? Devo dire che così va tutto bene, perché senza questi i nostri prodotti del mondo... Fa bene, ma anticamente poi si lavava nel latte per essere più bello. Cioè c'era un po' vanitosa, quindi dice che la sua, che la busta di plastica diventa lucida affascinante. Bravo! E ora un momento importante, premio, che noi consegniamo quest'anno, che è dedicato all'Angelo, al professor Maurizio Santomauro. Perché attraverso la sua professionalità, non solo professionalità, ma anche lui ha un cuore che parla ai ragazzi, infatti è riuscito durante i nostri incontri. E vedete, a volte voi mi ringraziate, io devo ringraziare quello lì che abita sopra là, il buon Dio, perché ho questa grande fortuna nella mia vita di trovare persone che possono darmi un aiuto e comprendono, sono vicino a me col cuore in questo cammino per i ragazzi e con i ragazzi e per la vita, quindi vi ringrazio tantissimo. Girati. Grazie, sei come la mia nipotina.
Facebook, vedete niente, è la cosa più bella del mondo. Eccola qua. La cosa più bella è stare vicino a una giovane così bella, che promette. Grazie. È bravissimo, grazie professore Oviero. Col vostro gruppo siete unici. Quindi bravi, caramelle piccoline e confetti che possono essere ingoiate dai bambini. Quindi il primo punto per gli adulti, per noi adulti, me compreso, è quello di fare la prevenzione, cioè evitare che i bambini possano trovare a portata di mano, se hanno fino a 3-4 anni, i piccoli oggetti per casa o a scuola o alla ingoia scuola. Un corpo estraneo, quindi un palloncino, una biglia o un giocattolino, che cosa bisogna fare? Mettiamo che questo lattante, perché entro i 12 mesi si parla di lattante e non di bambino, ha ingoiato un confetto, non riesce a respirare, cambia colore e diventa cianotico, cioè blu. Qual è la prima manovra che va fatta? Praticamente bisogna bloccare la testa e aprire la bocca, dopodiché si poggia sulla gamba tenendo il braccio sotto, in modo che c'è un piano rigido. E si incomincia sempre tenendo la bocca aperta a dare 5 botte in mezzo alle spalle senza colpire la testa, perché la testa è la parte più delicata. In questo modo, con la mano che colpisce con la via di fuga laterale, il bambino va girato in questo modo molto delicatamente e poggiato sulla gamba, e poi si fanno 5 compressioni rapide sul cuore, 1, 2, 3, 4, 5. Se questo giocattolo ancora rimane in quella posizione, lo rivoltiamo un'altra volta come prima e continuiamo con queste manovre, in attesa ovviamente che arriva l'ambulanza, ma non bisogna mai rimanere senza pressioni sul cuore di seguito, 30, alternando a 2 ventilazioni nelle vie aeree, cioè soffiare nelle vie aeree. Questo è il protocollo internazionale, quindi 30 compressioni e 2 ventilazioni. In questo modo diamo un poco di ossigeno al cuore e soprattutto al cervello, perché il cervello resiste pochi minuti. Connettore degli elettrodi per addestramento. Allora, adesso bisogna collegare con gli elettrodi, se li apri per favore, questa è una scatola, e vanno collegati al bambino che ancora non si è ripreso. Come si collegano al bambino? Se ne mette senza la maglietta, ovviamente. Noi adesso, per un fatto di pratico, non leviamo la maglietta al bambolotto, però se ne mette a contatto della pelle uno avanti e uno dietro. In questo modo è pronto per avere la scarica elettrica. Seguendo i comandi del defibrillatore, quando la macchina ci dice dai la scarica elettrica, allora Adolfo premerà il pulsante giallo senza toccare il bambino, che avrà posizionato su un tavolo, ovviamente non lo terrà sulle gambe per non avere il contatto diretto con la corrente elettrica. Devi dare proprio degli urti, bravissimo, in questo modo, 5 urti così, poi lo giri delicatamente, bravo, però devi tenere la testa, sennò la testa può avere un trauma, e premi con due dita, bravo, così, 5 volte in mezzo al cuore, vai, 1, 2, 3, 4 e 5. Poi lo giri un'altra volta come hai fatto prima, bravissimo, vedi, già preso confidenza, e dai altri 5 urti in mezzo alle spalle come prima, 1, 2, 3, 4 e 5. Quindi quando si preme il pulsante rosso parte la scarica elettrica e il bambino può essere salvato. Quindi il procedimento alla fine è abbastanza semplice, abbastanza rapido, perché richiede, come avete visto, soltanto l'applicazione di queste piastre e poi bisogna seguire i comandi della macchina. Foto Cecilia, foto alla Susanna.